Neanche se non avevate certamente fatto la partita della vita, ma insomma eravate perlomeno riusciti a stare in gara, avevate creato anche delle occasioni da gol, in secondo tempo siete letteralmente spariti. Cosa è successo? Ma sì, sono d'accordo con te, anche se comunque i primi 15-20 minuti del secondo secondo me erano più in controllo, quindi dopo ci sono stati quei 5-10 minuti che siamo andati un po' in difficoltà e combaciato con il gol. Diciamo che la Reggiana nella ripresa ha sempre giocato nella vostra metà campo, insomma non siete mai riusciti a ripartire, mai riusciti a mettere in difficoltà Facchino. Sì, ti ripeto, il primo tempo comunque è stato giocato abbastanza viso aperto, nel senso che loro forse avevano un po' più il pallino del gioco, ma ne hanno avuto un paio di occasioni, una clamorosa che è dalla linea praticamente. E niente, poi il secondo dal campo non si, cioè, forse dal punto di vista offensivo siamo un po' calati, però ti ripeto, i primi 15-20 minuti non sembrava che potessimo scrivere gol, insomma, poi loro si sono alzati, noi ci siamo abbassati troppo e non ripartivamo più. E poi ci hanno preso anche un gol abbastanza evitabile, con due palloni spinti dalla linea di fondo verso l'area di rigore, quando insomma, sono le prime cose che non che ti dicono di non fare, errori che tra l'altro sono venuti anche da giocatori esperti come De Giorgio, ma nel complesso è stata la prestazione che è mancata contro una Reggiana che ha mostrato anche più voglia e più determinazione. Sì, è stato il portiere, ha detto che la sua visuale è un tiro che andava più fuori così, poi non so se è stata una o due deviazioni, è stato fuori. Sì, però loro hanno battuto credo 10-11 calci d'angolo, sono sempre stati lì, cioè poi magari il calcio quando insisti è chiaro che rischi di prendere gol. No, ma noi siamo venuti qua sapendo che comunque pur loro avendo pochi punti sono una delle squadre che in teoria dovrebbero stare lassù, quindi siamo venuti qua sapendo la loro forza e ripeto, primo tempo ci siamo un po' più fortunati e soprattutto cattivi, forse lo passiamo in vantaggio, poi il secondo non sapevamo come poteva andare. Senti, per te la prima partita dall'inizio dopo uno spezzone contro il Fano, a che punto sei della condizione? Ma questa qua è la prima partita che facevo da maggio, dal primo minuto. Come tutti i miei compagni comunque cerco di farmi trovare pronto, poi la condizione salirà per me e anche per i miei compagni. Una prestazione, una sconfitta che può andare a incidere sul vostro, sulla vostra convinzione, sul vostro morale? No, non ce lo possiamo permettere, comunque davanti sta andando fuori, non sbaglia quasi nessuno. Quindi da domani prepareremo già la trasferta di Ferro.